Tavole rotonde, laboratori del gusto e artigianali, concerti, mostre mercato, degustazioni enogastronomiche e esibizioni folcloristiche. Dal 5 al 7 ottobre le Marche saranno protagoniste di Agricoltura in Festa, la festa nazionale di Copagri, giunta alla 7ª edizione. La Confederazione Produttori Agricoli torna nelle Marche, in particolare nelle zone colpite dal sisma del 2016 nella provincia di Macerata, con una serie di eventi a Abbadia di Fiastra, Tolentino e Urbisaglia. Delle giornate di feste, delle giornate di festa dove i protagonisti sono gli agricoltori e i loro prodotti di eccellenza che si producono in questa realtà, che rappresentano parte del Made in Italy che è riconosciuto a livello mondiale. Purtroppo c'è stato un terremoto e da quando c'è stato il terremoto sul versante delle infrastrutture poco è stato fatto. E in una realtà dove l'agricoltura ha bisogno di infrastrutture, dove l'agricoltura ha bisogno di viabilità, che può rinascere anche grazie a percorsi enogastronomici, a percorsi di turismo rurale, a percorsi di agriturismo, io credo che dobbiamo spingere su questa strada per far sì che questo territorio rinasca per il bene delle Marche e non solo, per il bene del Paese. Abbiamo voluto con forza riportare la festa alla Badia di Fiastra, quindi una badia particolarmente ferita, tanto che la maggior parte della struttura è inagibile. Ciononostante è comunque un'area fruibile. Con questa festa noi vogliamo dimostrare proprio che nelle aree colpite dal sisma comunque l'agricoltura, il turismo, l'enogastronomia può dare comunque una risposta anche a livello economico per la rinascita del territorio. Tra gli eventi in programma, al Castello dell'Arancia un convegno sull'agricoltura 4.0 e la blockchain e la tavola rotonda Agricoltura e Turismo per la rinascita del territorio, che vedrà anche la partecipazione della vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini. Numerosi poi gli approfondimenti sulla sicurezza alimentare, sulle piante officinali e gli approfondimenti con i nutrizionisti. Oltre 50 gli espositori presenti alla Badia di Fiastra per l'11ª edizione della mostra mercato prodotti agricoli e artigianali del centro Italia. Negli stand si potranno trovare i classici prodotti marchigiani come birra agricola e insaccati. Siamo convinti, insomma, che questo sia un momento importante per dare una vetrina e quindi dare anche una possibilità alle nostre aziende agricole di potersi mettersi in mostra e di poter conoscere un po' le eccellenze e tutti i saperi e sapori che ci sono dietro a tutti i nostri prodotti agricoli, sono i più genuini, i più buoni e quindi giustamente devono essere conosciuti.